Possiamo planare. E ciao belli e benvenuti da Headbase. Ricordatevi il click, mi piace, commentare e iscrivervi. Per voi è semplicemente un click, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Sì, lo so che già ho portato ora Kingdom, ma voglio portarlo stavolta molto meglio e solo se a voi vi va. Come ve lo fate capire? Innanzitutto raggiungiamo almeno 100 like, ragazzi, perché così ci porta una serie. Non solo su queste MMO, ma proprio parto con la serie su tanti MMO diversi. E ricordo inoltre che il commento più divertente inerente al video lo pubblicherò nel prossimo episodio. Per chi non lo sapesse, queste sono le classi: vabbè, Guardian, Berserker, ok, le doppie lame, il doppio K. Il mega K, se lo scegli e sei un maschio, ti piace il K. Non che ci sia niente di male, sia chiaro, ci mancherebbe. Il cazzo magico, un libro. Vabbè, le classi le conoscete, sulle classiche, d'accordo? Io sceglierò l'arciere. Il gioco è gratis su Steam. Andiamo a customizzare al volo. Cosa? C'è il pigiama? Ragazzi, guardate! C'è seriamente il pigiama? Io voglio il pigiama. Anche col po'. Oh! Non sto scherzando, mi piace tantissimo. Lo compreremo. Facciamo una customizzazione abbastanza veloce. E qua possiamo scegliere l'Eidolon, che è tipo il nostro schiavo. Io scelgo lei così. Bella. E più ci cura. Andiamo. Skippiamo, non ce ne frega assolutamente un caca. Oddio, sembra. Sembra quella conduttrice famosa americana. Quella donna con i capelli bianchi. Prego, scrivete il nome qua sotto, non me la ricordo. Però, io già. Ho molti costumi. Headbase, mi hai scippato! Perché su Ara Kingdom è possibile ottenere tantissimi item. Oh, ca apriti! Non me la fa aprire. Mi mostrerò tra poco. Comunque, ottenere item senza shoppare. Finiamo questo tutorial al volo dove bisogna ammazzare dei mob, classico. A pezzo di. Ah, dura! Ragazzi, il costume effettivamente che scende all'inizio ce l'avete? Io c'ho il cazzazzi pigiama! Oddio, ma è strepitoso! Scaricatelo! Cioè, anche solo per questo, scaricatelo! Famo un pigiama party! Cari. Solitamente nei MMO, quando voi scegliete dei costumi, sono costumi solamente d'anteprima che magari potete shoppare. Invece qua no, proprio guardami, guardami, Taylor, ho il costume! Ho il pigiama! Guarda, non sei. Oh! Tanto che succede qua? Raduno di Barbie. Ciao, stupidi. Ehi! Niente, mi calcolano forse perché. Il mio pigiama è troppo bello per essere apprezzato da tutti. Comunque, vi stavo dicendo, praticamente questo è lo shop. Ma oltre a shoppare coi soldi reali, potete anche shoppare i loyalty, che praticamente si farmano nel gioco. E tramite loyalty io ho comprato un sacco di costumi. Ecco, vedete, LP, ci sono un sacco di queste. E di quali queste? Oppure lo vedrete con me se continueremo la serie. Infatti, io ho preso di costume, a parte che adesso mi terrò il pigiama, però ok, un gatto in testa. Ecco, questi sono i costumi che ho preso io. Vedete? Sono le anteprime. Poi col cappello, ma non c'entra un merito cazzo. Mettiamo gli reali a questo costume e mettiamo anche la skin dell'arco. Ah, il gatto in testa mi toglie il pigiama. Cappello del pigiama o gatto in testa? Io intanto tengo il gatto. Poi mi farete sapere voi, qua sotto nei commenti. E poi la skin dell'arco, che è un po' tamarro. Non fateci caso. Ancora non faccio un c***o di gameplay. Bene, Ara Kingdom. Iniziamo con questa. Mi sono appena accorto, tra l'altro, che ho i piedi scalzi. Ora, come ora, non c'è moltissimo da guardare. Mi stai facendo fare ping pong dalla parte dell'altra della città. Aspetta. Tu hai il bastone a forma di pappagallo. Tra l'altro, posso fare un po' di parkour. Sì, immagino già le sfide per arrivare in certi punti della mappa. Guardami, mamma! Come spaccarsi le ossa in passo 1.0. Quello è un piccolo mini boss. Era un piccolo mini boss. Questa ha il pigiama come me. Queste persone sì che capiscono lo stile. L'arciere ha le skill che si caricano. Carica media, carica massima. Bel miss, va bene. E a seconda di quanto carichiamo, il nostro attacco è più potente o meno, tipo Triple Shot, che è la prima skill, quando è metà caricata, danno più 70%, quando è tutta caricata,
fa ancora più danno, d'accordo? Tutte le skills sono così di arciere. Potete anche castarle instant, però chiaramente fanno meno danno. O fare un mix, metà, full, instant. Tra l'altro ho fatto il primo livello e posso scegliere io dove collocare i punti. Danno, critico o speed attack. Non ho la più pallida idea. Secondo me l'arciere cos'è che dovrebbe avere sempre? Io ho la comore, inizio a mettere danno, anche perché si può resettare all'infinito. Bisogna parlare con questo NPC. Ragazzi. E dobbiamo killare i nostri primi mob. Fammi cambiare il canale che qua non si capisce più un cacca. Sembra di guardare Sword Art Online. Odio tutti, voglio stare da solo. Via. Oh, quel pet? È bellissimo. Per chi vuole chiedermelo... No, non c'è l'italiano. Gli MMO italiani sono tipo 5, quindi... li sapete probabilmente quali sono. E se non li sapete, cercate su internet. Ma io non capisco. Non capisci che devi defeat Bunny Shop? Per killare dei mob è molto semplice, ragazzi. Killiamo. Carica massima. Bella. Ci si può muovere mentre si skilla? Ho finito la prima quest. E oltre ai punti che possiamo mettere, che io continuo a mettere su danno tra l'altro, possiamo pure scegliere il nostro cammino. Ecco, proprio qui è interessante. Potete fare delle proprie vere build. Anche qua si può resettare quante volte volete. Io metto comunque danno per il momento. Ci sta facendo veramente raccogliere della legna? È divertentissimo raccogliere della legna. A chi cazzo non piace raccogliere della legna? Adesso dobbiamo svegliare i boscaioli che dormono, dandogli una martellata proprio sulla nuca. È come solitamente mi sveglia mia madre. Ecco. Ci stordisce. Cosa accade? Andiamo dal dottore. E tra l'altro, dottor Cristo, mi arrivi al cacca. Sbloccate una nuova skill? Dimensional Shot? Ah, fa un dot. 23 danni al secondo. Proviamola su questi animali tutti storti. Fa un botto di danno. Muori! Dottor, ho fatto. Si va a funghi. Ok. Chiaramente sempre per gli scalzi. Ecco, sapete cosa mi fa veramente schifo? I funghi porcini. Io li detesto. Ci vuole fare bere una pozione? Dottore, mi devo fidare. Ragazzi, guarda! Così la beviamo. Sono stordito. Ci dobbiamo fidare, sì, perché effettivamente, oltre a questa palla che diventerà presto il nostro Eidolon, ovvero la tizia che abbiamo scelto all'inizio che ci cura. Ah, e qua tra l'altro possiamo pure mettere le pozioni, in modo che c'è un auto potion, mettiamole qui e scegliamo la percentuale, ovvero che ci cura quando magari siamo al 40%. Bene. Pigrizia a livello infinito. Lui, grazie a quella pozioncina, ci fa fare il glide. Possiamo planare. Mi chiedo perché certi MMO non hanno proprio l'audio. Sentite, non c'è l'audio né del salto, né del glide, né quando atterriamo. Non c'è audio. Dobbiamo immaginarcelo. Con la magia dell'editing lo farò io. Io, io. Spero vi sia piaciuto. Oh, il mini boss. Carichiamo. Attenzione. Uno scontro arduo. E mettiamolo per terra. Forza. Così morto, ragazzi, così morto. Ci ha droppato una casacca blu. Mettiamola, ci dà molte più roba di quello che abbiamo noi. Invece qua bisogna, non ho capito per quale motivo, distruggere le fatine. Ho livellato. Continuiamo a scegliere danno. Non ce l'ho danno. Rivestiamo nel fango. Ho un ricordo molto traumatizzante della mia infanzia, ovvero mi ricordo che io facevo scuola fino alle 4 del pomeriggio. E già questo è traumatizzante alle elementari. Tra l'altro il sabato fino a mezzogiorno, ero sempre a scuola, ok? E dopo aver mangiato, si andava nel giardino. E quei pazzi dei miei compagni cercavano i vermi in mezzo al fango per guardare l'esame. Che schifo! Che schifo! Cosa fate nella vita adesso? Ah, ci hanno regalato la nostra prima mount, il tacchino. Ma veramente... No, io non lo voglio usare, togliamolo. Abbiamo ucciso i conignetti, fatine. Chiaramente è l'ora dei pinguini del sole. Ah, tra l'altro questa skill, Dimension, è piercing. Cioè ha trapassato il pinguino, il petto del pinguino, andando a uccidere anche il pinguino dietro. Detta ad alta voce, è brutto. Ah, tra l'altro là c'è il capo dei pinguini. Chiaramente lo faremo. Morto, ok, flexiamo. Vai così, vai così. E pinguino, e sei morto fra... Ti hai distrutto. Beccati questo, merda boy.
Merda, merda boy. Merda, merda boy. Tra l'altro bello vedere un tizio che sta pigliando a frustrate. Un povero struzzo. Adesso questo tizio ci ha chiesto di prendere le scatole. MMO. E tra l'altro, piccolo trick, da lui si può comprare l'arco che è decisamente migliore del nostro. Fa molti più danni. E possiamo prenderlo già da adesso. Guardate quanto è figo il gattino sopra la testa. Ragazzi, guardate! O è meglio, questo. Io aspetto il sondaggio qua sotto. Il commento più bello lo mostrerò nel prossimo gameplay. Vi ricordo PayPal qua sotto se volete supportarmi con una donazione. Edve si saluta e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Ehi, ciao! Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!